Professoressa Mondino, lei quando ha ricevuto questa richiesta di entrare a far parte della Giunta Valenti? Alcuni giorni fa. Ovviamente è stata una richiesta che mi ha per un verso onorato, per un altro spaventata. Mi sono presa alcuni giorni di tempo per riflettere, ne ho parlato con la mia famiglia, con le mie figlie, con mio marito, che sono la mia forza. E cosa l'ha spinta ad accettare? Senso civico, senso del dovere, il rispetto per la mia città, volermi mettere in gioco e il confidare nel fatto che il bene della città riguardi tutti. C'è qualche cosa in particolare, lei è un operatore culturale chiaramente, un insegnante, c'è qualche cosa in particolare nel suo settore ma anche in altri settori che piacerebbe portare a compimento entro la conclusione del mandato? Sì, certo, con il sindaco, con la giunta abbiamo già individuato alcune iniziative che possiamo portare avanti, soprattutto l'adesione delle campagne nazionali, delle campagne di promozione culturale a livello nazionale, perché vogliamo accogliere la sfida di essere non solo una bellissima città ridente sul mare siciliana, ma una città che è anche italiana, che è europea, che è cosmopolita. Vogliamo provarci. C'è qualche cosa che lei vuol fare per coinvolgere anche i giovani nell'attività del comune? Lei spesso ha promosso iniziative culturali che hanno coinvolto i giovani, però si parla ad esempio di giovani che sono molto distanti dalla politica, non interessati soprattutto alle vicende locali. La mia esperienza di insegnante mi spinge a dire che bisogna ascoltarli i giovani. E proverò a fare questo, ad ascoltarli, a sentire delle loro proposte, a vedere quali di queste proposte siano veramente operative e provare a metterci insieme e farla, perché non è una persona che può realizzare un progetto, è un team che realizza le cose. Fino a pochi giorni fa lei da osservatore come valutava la vicenda politica che si stava sviluppando a Sciacca, cioè con la conclusione dell'attività da parte della prima giunta Valenti, con le decisioni che il sindaco stava per assumere e che poi l'hanno coinvolta? Sicuramente una vicenda complicata, ma se il sindaco ha preso questa decisione evidentemente avrà avuto delle motivazioni molto serie, politiche, avendo a cuore la sorte della città. E quindi io ho ascoltato, ho osservato tutti gli schieramenti politici e da cittadina mi sono fatto un'idea che però qua in questa veste mi pare che non sia il caso di esprimere, perché la mia presenza nella giunta è una presenza positiva, propositiva, di sintesi, come noi donne in famiglia sappiamo fare. Ma lei avrebbe accettato anche se la proposta le fosse stata avanzata da una giunta di centrodestra o anche questa caratterizzazione politica comunque l'ha convinta? Beh, come faccio a risponderle? Non mi è stata fatta questa proposta da una giunta di centrodestra. Ma lei si sente comunque, lei è di centrosinistra? Ovvio.